Tribuna politica per l'epoca, un passo avanti. Oggi l'impegno continua fino a che la presenza di una donna non farà più notizia. È un impegno che si prendono le donne della RAI, ma anche gli uomini. Questo è un fatto per la società, per l'inclusione della società, e vale assolutamente per tutti. Senza i nostri compagni uomini non si fa da nessuna parte. La RAI, spiega la Presidente Soldi, ha preso l'impegno di avere all'interno dei suoi programmi una rappresentanza di genere equa. È morta Elena Curti, ultima figlia naturale di Benito Mussolini, mai riconosciuta dal padre. Aveva 99 anni. Marina Proietti ha intervistato la storica Mirella Serri. Segreti o illegittimi, tolti alle madri, fugaci amanti o stabili compagne. Tra i figli di Benito Mussolini ce n'era una, Elena Curti, nata dalla relazione con la moglie di uno squadrista. È morta a 99 anni. Non è mai stata riconosciuta dal Duce, ma dal Duce è stata amatissima. La Disturbo ha sempre parlato o scritto di lei come della figlia segreta del Duce. Beh sì, certo mi disturba perché parti tutto questo è un entrare nella mia vita privata, è un forzare che mi dà molto fastidio. Eppure mostrava con orgoglio la mascella prominente ereditata dal padre, che l'ha sempre considerata la più intelligente. Gli fu sempre vicina, addirittura quando fuggì da Milano il 25 aprile 1945 si unì alla colonna che seguiva Mussolini e quindi si scappò con lui. Lei, figlia segreta, non ha mai nascosto il suo odio per Claretta Petacci, amante ufficiale negli intrighi di relazioni clandestine che Mussolini intratteneva quasi in modo ossessivo con le donne. Che rapporto aveva Mussolini con le donne? Leggendo anche il diario di Claretta e così via, si coglie in Mussolini un elemento, io lo chiamerei veramente, di sadismo nei confronti di queste donne, che però lui cominciava non solo a tradire, ma anche a maltrattare pesantemente. Maltrattate fino all'odio, come la storia disumana a cui condannò Ida Dalser, moglie rinnegata dal Duce quando era ancora socialista, fatta rinchiudere in manicomio insieme a suo figlio.